Dove ti ho portato? Guardate qua dove mi ha portato. È la Madonna. La Madonna. Ezio. Dio. Appena arrivato il panino con il bisonte. Siamo in rec. Bella a tutti ragazzi, Lorenzo qua per voi. Finalmente benvenuti in questo nuovo video. Con me qua presente c'è Giovanni ed Ezio, che è dietro la telecamera. Ciao, salutiamo. In questo momento cosa facciamo a Torino? Oh, a Torino. Beh, sono dimenticato, sembrava il Duomo. Oh, guarda che io a Torino non ci sono mai stato. Più tardi vi porterò con lui. Che lo sapete, lui è un mangione, un ciccione, un powerlifter. Tanto ciccione ci chiami qualcun altro. Ma è amichevole. Ah, sì, sì. Come l'amichevole Spider-Man di quartiere. Comunque panino. Sono un gruppo di minorenni. Lascia stare, no, ci stanno guardando. Mi demonetizzano 16 minorenni. Minorenni. Comunque vi porteremo in un posto molto particolare dove creano degli hamburger con dei tipi di carne. Io molto solo cervo, cerbiatto, capriolo. Ma lo sono tatuato il cervo. Però prima ragazzi ci facciamo un giro a Torino e rispondiamo a qualche domanda. Alla fine i Ops, scusa. Su Instagram vi ho chiesto di farmi qualche domanda e ora ne risponderò qualcuna. Partiamo subito con Ile. Qual è stato il video tra i video che hai fatto che hai preferito più di tutti fare e che rifaresti? Devo dirti la verità, non ho un video preferito, ma ho un periodo di video che senza ombra di dubbio è il periodo in cui sono partito per Los Angeles assieme al mio socio. È stato uno di quei periodi veramente super top a livello di produttività. A Los Angeles mi sentivo veramente super libero di registrare, cosa che invece non succede molto a Milano. Ero veramente super mega motivato a portarvi dei video bomba. Infatti sono stato molto contento a livello lavorativo dei video che ho portato. Un ragazzo mi chiede: sgarro tutti e tre insieme? E che cosa dovevamo fare altrimenti? Sgarra solo lui, noi e ti approva. Approvo sì. Che buona. Provata, bravo Gio. In ogni caso, se qualcuno di voi ancora non mi segue su Instagram, come al solito ve lo Instagram. Tatto, non quindi mi fate arrabbiare. Ve lo lascio anche qua in schermata. Passiamo alla prossima domanda che o anche voi due. Miki mi chiede: come vi siete conosciuti tutti e tre? Tu con lui. Lui ci siamo serata conosciuti. Serata gay. È locale, quello là dove ci siamo visti. Quello dove tu eri proprietario, tipo. Ah, ok, ti ok. Ricordi che poi c'è dovuto e tutte le cose. Però ti ho conosciuto Rimini Wellness. Lui conosceva me e io conoscevo lui perché eravamo entrambi amici di Maurizio Merluzzo. Io sapevo tipo delle cose, cioè mi mandavano le cose. Io e te invece ci siamo conosciuti dagli Street Gorilla la prima volta. Che mi ha guardato male e mi fa: oh, fra, chi è sto Lorenzolario? Guarda come mi guarda. Perché io sapevo chi fossi. Bulk Patrick mi ha chiesto: scusa, mi consigli un influencer, uno youtuber che secondo te può entrare nel team? Io avevo visto Lorenzo Lari. Lorenzo Lari. Yeah. E quindi ringrazio, sei uno e ci siamo conosciuti. E ci siamo conosciuti dicendo: ma sei babbo di minchia che era. Oh, noi invece ci siamo conosciuti a una cena. A una cena che era stata organizzata da lui con Alvise, se non sbaglio, e altri. A Monza, un posto a Monza. Esatto, quindi esatto. Ci siamo conosciuti lì. Mangiando. Mangiando. Okay. Voi non so se lo sapete, ma i più grandi contratti nel mondo sono stati fatti a tavola, signori. Ma la smettiamo di mangiare? Mai. Ice bro. Ma tra tutte queste quella lì è la migliore. In ogni caso il suo tour culinario sta procedendo, lo sto accompagnando in questo food porn torinese. E il fatto è che di Torino non sto vedendo assolutamente nulla. E a sera vi porterò appunto in quel posto molto buono di hamburger. Raga, lì l'aspettativa sarà altissima perché ci sono delle tipologie di carni top. Rebecca mi chiede: ci sarete a Rimini Wellness quest'anno? Personalmente penso proprio di sì con il mio socio Luca. Non è più comparso nei miei video, fa niente. Tornerò con lui a fare un po' di casino. Per quanto riguarda Giovanni, non ne ho idea se verrà o no. Viene sicuramente, faremo un disastro della Madonna. Quindi aspettatevi grandi cose. Un piccolo spoiler: io vorrei organizzare una serata con i follower. Però magari fare un tavolo in qualche discoteca. Facciamo qualcosa di diverso, di fitness, dai. Io tra l'altro sto seguendo più itinerario con il piede malato. Stai facendo fare chilometri. Scasso quel piede. E siamo in piazza Vittorio Veneto. Ma quanto è grossa, oh? È chilometrica. Matteo mi chiede: come ti è nata l'idea di iniziare con YouTube? Semplicemente da un fattore: avevo una passione che ho voluto trasmettere attraverso una telecamera. Infatti tutto è iniziato nella mia prima palestra di allenamento. Sì, lì è dove è iniziato tutto. Nella cronologia dei video scorrete l'ultimo. Ho applicato il filtrino, esatto. E vi comparirà il mio video, fatevi due risate. Sai cosa fa ridere? Di guardare i propri vecchi video, i primi video. Che babbo. Che bei ricordi, cavolo. Okay, io cancello tutto ora. Se non aveste mai iniziato palestra, quale sport avreste praticato ora? Io sinceramente non lo so.
Judo, che è lo sport che ho fatto per 10 anni. Verso i 15 anni mi ero intrippato con rally, però mancavano i cash. Apriremo un box di corse, raga, reparto corse, dentro, reparto dentro, corse lari. Per partecipare a una gara devi fare a botte con qualcuno facendo judo. E ci sei tu. Perfetto, tutto fila. Coscia di fassona. Beh, decisamente più pregiato di un panino, un classico fast food. Si prosegue il tour culinario. D'Attelia. Ce la faccio più. Paffa e le Roloni mi chiede: cosa ti ha spinto ad intraprendere il percorso del fitness? A prescindere dai video e da tutto quanto, mi sono appassionato mano a mano che andavo in palestra, sempre di più appunto a questa disciplina. Da lì poi è arrivata un'alimentazione molto più mirata e delle schede di allenamento molto più sensate. Mi sono appena regalato un nuovo paio di scarpe per il prossimo viaggio. Ale Arrigo mi scrive: obiettivi per il 2020? Ne ho avuti diversi. Sigma 16 mm 1.4. Ora in questo momento sto usando il Sigma 24-72-8 e l'85-1.8 Sony. Siamo arrivati finalmente a sera, come potete vedere dietro di me. Arriviamo all'ultima domanda, la più interessante tra virgolette, che me la fa Kevin. Hai mai pensato di aprirti una palestra? Sì, in realtà ho sempre pensato di aprirmi una palestra e sinceramente è uno dei miei grandissimi sogni. Il problema è che a Milano è molto difficile trovare sia la struttura e sia avere dei soci con cui investire in un progetto del genere. Perché aprire una palestra tanto per aprirla non sarebbe assolutamente una cosa che io farei mai. La mia palestra personale, per come ce l'ho in testa io, ha un budget veramente molto elevato e con i costi che ci sono a Milano, credetemi che è veramente molto molto difficile, soprattutto per la zona in cui vorrei aprirla io. Non si sa mai, nella vita probabilmente è un obiettivo di vita, chiaro, molto 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 alto, però fattibile. Terminano qua le domande, perché voi ovviamente avrete aperto questo video per questo motivo, quindi rimanete sintonizzati che ci vediamo là davanti. Ah, finalmente iniziamo questo video come si deve. Allora, il carissimo Buonezio, che è di Torino di casa. Praticamente sì. Praticamente. Dove ti ho portato? Guardate qua dove mi ha portato. Da Scassa Panza. Burger migliore. Del burger migliore, punto. Ma tra l'altro abbiamo visto questo locale come funziona. In pratica ci possiamo montare il nostro panino come un Lego. Possiamo scegliere la carne, il pane, gli extra. Ma la cosa particolare è proprio questa: che qua ci sono un sacco di tipi di pane. Vedi, okay, con le olive, senza glutine, cereali, segale, quel che vuoi. Guarda i tipi di carne, quanti sono? No. Saranno 20 tipi di carne. Entriamo, entriamo, entriamo. 13. 13. 13 panini. Allora, come prima scelta andremo appunto a selezionarci il tipo di carne, poi la tipologia di pane, la base, gli extra e le salse. Abbiamo un panino veramente super personalizzabile. Cottona, fassone, chianina, bufalo, okay. Angus irlandese, varie tipologie di Angus. Ma zio, il capriolo. Capriolo, cinghiale, agnello. Cos'è? Bisonte, cervo. Non so perché, Joe, ma a me ispira tantissimo il canguro e il bisonte. Guarda, quando poi verrà il cameriere ti spiegherà più o meno i sapori, perché alcuni sono sapori magari più forti, più succosi, che non possono piacermi. Più speziati, esatto. Quella del canguro è una carne molto saporita. È presente che quando noi andiamo a fare le degustazioni sulle carni, le servono al piatto senza avere niente intorno e quindi riesce a sentirne molto il sapore. Bisonte, cosa mi sai dire? Quindi fra tutte forse è l'unica carne che ha un taglio di carne più spesso. Il resto viene macinato abbastanza fine, questo invece immaginate che l'animale forse un pochettino più grasso rispetto alle altre. Probabilmente prenderò quello. Allora, come carne bisonte, poi come pane, pane alle olive. Di base andiamo di cheddar. Lasciaci un po' di insalata. Come extra invece su questo ci voglio la cipolla caramellata e una burrata, che oggi non ci ha mai deluso. Una salsina gliela mettiamo, sì, a smokey. Da bere una coca zero. Tu non lo sai, ma lì c'è il muro dei record. Vuoi fare il record? Veniamo qua a fare il record. Se questo video arriva a 5.000 like, veniamo qua io e Giovanni a fare il record. Famo che famo 10.000 like. Hai paura? Facciamo 10.000 like con Giovanni Fois. Veniamo qua a fare il record, che non ho idea di che record. 10, 15. 15.000 like. I nachos e gli anelli di peperone. Buon appetito. Questi sono gli anelli di peperoni e tu hai preso dei nachos. Anelli di peperoni fritti. Perché noi capiamo qualcosa. Inizio. Spaziali. Super crunchy. Nachos. Buonissimo. Eccoli. Mamma mia. Cavolo, questo cos'è? Mangio, È arrivato il panino con il bisonte, cheddar, cipolla caramellata, burrata. Mentre quello di Joe, tu cos'hai preso? Carne di Angus, ragù di pane, cereali, pomodori secchi, cavolo rosso. È strabiliante.
cavolo rosso, senape e miele e una spruzzatina di yogurt. Oh, la madonna. Ezio, Dio. Ma di cosa stiamo parlando? Ezio, cioè quello. Guarda quello di Gian. Bello grande. Chi vede che durante il giorno non ha mangiato nulla lui? Zio. Questo è una montagna, raga. Quello è bello. Questo è veramente una montagna. Vai. Tasto testo. Com'è il bisonte? Dio spaziale. Dio spaziale sto panino. È più grosso di te. Bro. Sta colando un po', eh. Guarda. Andiamo? Sì. Ho aspettato un anno per rimangiarlo, mangio tutto il giorno, ma probabilmente me ne mangerò almeno altri due. Oggi la dimostrazione della cipolla caramellata vince su qualsiasi cosa. Stiamo stuprando sti panini, cavolo. Ognuno mangia il panino degli altri. Dammi provare il ciccio burger, va. Ma c'è da dire una cosa, forse lo faccio subito. Raga, comunque un nome, una garanzia a sto posto, eh. Scassa pazza. Cosa stanno facendo? Non ho capito, spiegami un attimo. Scusate l'interruzione. Di solito accade nel fine settimana, ma a quanto pare anche in settimana. Allora, hanno chiesto le posate per mangiare l'hamburger. Glielo dare sì o no? L'hamburger si mangia con le mani. Se vuoi ti spiego come si fa. Impugna l'hamburger con due mani. Poi un bavagliolo. Abbiamo un bavagliolo per il bambino qua, per favore. Stringi bene. Taglia la bocca. Oh, le posate le porto via, eh. In realtà volevo fare il figo e prendere due panini diretti, però... Però sei una pippa di merda. Esatto, quello è la vera verità. Abbiamo accompagnato Joe per tutto il tour del food porn. Io comunque, devo essere sincero, fame. Vabbè, ma cosa faccio? Mangio da solo? No, te ne fanno due pezzi di rumore. Questo video non terminerà mai. Io gli ho portato. Auguri. Ma scusa, posso farti una domanda? Dopo aver mangiato queste cose, quante ore in palestra bisogna stare? Secondo me queste sono tutte zero calorie. Zero calorie. 18 ore di palestra. Stai per mangiare una delle brioche più buone della tua vita. E dobbiamo chiudere così il mio video, quindi. Un po' di calorie. Calda, hai sentito? Assurdo, zio. Vale. Non è leale, zio. Ancora ci sono. Allora posso ancora mangiare. Non è leale. Allora ragazzi, spero che questa hamburgeria gigantesca vi sia piaciuta. Grazie mille Joe per aver partecipato al video. Grazie mille Ezio per aver consigliato questa buonissima hamburgeria. Mi raccomando, supportate sempre il video con un like. Era un anno che dovevo portarti a questa hamburgeria. Hai fatto bene. Io spero che il video vi sia piaciuto. Lasciate un bel like, iscrivetevi al canale e accendete la campanella di iscrizione per supportare Lorenzo Lari. Esatto, e noi come al solito raga ci vediamo. No, allora noi tre Ci vediamo domani, tipo. No, ci vediamo quando arrivi a Milano. Okay. Perché tu torni a fare taxi. Che? Noi prendiamo la macchina. Ciao. Oh, che taxi? Ah no, ti ricordi quando prima non volevi pagare il pedaggio? Che ciao. No, ciao, paga il pedaggio, ciao. No. Il taxi. Stanno andando via veramente. È zoppo. Oh, basta. Bastardi.